Beh, ormai tutti quanti l'avete capito, Michele Olivo, il mio segretario, colui che è affiancato a me, colui che segue Gennaro D'Auria, colui che aiuta tantissimo Gennaro D'Auria. E in questo 6 luglio 1993 Gennaro D'Auria e Michele Olivo vi offrono la prossima edizione appunto di Arte Divinatoria, un programma solamente per adulti, un programma naturalmente per tutti i radioascoltatori. Pronto? Gennaro. Chi è lei? Ciao, sono Flora. Da dove chiami? Dei quartieri a Napoli. Flora, dimmi. Senti, vorrei sapere qualcosa in amore. Certo, Flora. Io già ti ho chiamato due volte, però due anni fa, però non mi hai saputo mai dire niente perché abbiamo fatto sempre l'esperimento e quindi non ho saputo mai dire niente sull'amore. Cioè, io ricordo, vabbè, una cosa dovevamo fare, o leggere sì, le carte oppure fare l'esperimento. Eh sì, è due volte che ho preso la linea e ti ho chiamato, abbiamo fatto tutte e due volte. L'esperimento è riuscito? Sì, sì, tutto a posto, riuscito. L'esperimento riguardava praticamente... mia sorella deceduta. Che abbiamo fatto apparire. Sì, sì. Ah, mi ricordo, quando tu ti sei spaventata perché sì, infatti. Sono comparsi degli occhi grandi e poi lei ti ha vomitato addosso, una cosa del genere, mi ricordo. No, ti ha vomitato addosso. Ah, però... che ti ha toccato. Sì, infatti. Sì, sì, che è venuta verso di te con i vermiciattoli e ti ha toccato, mi ricordo, sì, sì, brava. Adesso invece niente esperimento, vediamo l'amore. Grazie. Vabbè, questo è un esperimento di due anni fa, signori miei, infatti vedete i risultati di due anni addietro. 02 della notte, Michele e Gennaro D'Auria. Allora. Carcere. Pronto? Sì. Carcere. Sta mio cugino. Non solo tuo cugino, non mi dire bugie a me. Senti, ti giuro, stava, è uscito, ha detto mio fratello. Peppe è tuo fratello? No, no. Chi è Peppe? È mio cugino. Quello che stava in galera? No. Un altro Peppe? Sì. No, perché vedo un'altra persona di famiglia che dovrà andare in galera. Ho capito. Chi sarebbe? Senti, Peppe, mio cugino, c'ha un... c'ha il panettificio. Forte? Chi porta Forte? Forte. Sì. No, il cognome qua... No, no, io vedo una persona che porta Forte di cognome, abita vicino a te. Sì, abita nei paraggi dove abitiamo noi, ma non... Sta scritto Forte. Sì, sì. Intravedo anche un nome, Carmela sì. Forte. Quella c'ha l'emittente, questa qua. C'aveva l'emittente. Ma dove? È qua, sempre ai quartieri spagnoli. Ho capito. Hai capito? Ho capito. Corrisponde, quindi? Sì, sì, infatti, tutto a posto. Però non è che... è della nostra famiglia. Ho capito. Siamo estranei, capito? Ho capito. Allora, che volevo dire? Volevo dire questo. Sull'amore. Allora, sì. Quanti anni hai e che segno sei? Allora, 25, sono il segno dell'acquario. 25, il segno dell'acquario. Sì. Vediamo un po' che cosa succede il 25, il segno dell'acquario. Una vita non tanto carina, lo sai? Sì, lo so. È piena di sacrifici, di guai, perché vedo tutto uno squilibrio della famiglia, capisci? Sì. E vedo un esaurimento totale in te, nervoso, esaurimento proprio. La persona amata non capisce certe cose. Ci sono delle affettività mancanti, capisci? Sì. C'era una persona che ti voleva bene, ma la vedo lontana. Sì. Dov'è? In alto mare. Ho litigato. Hai litigato? Sì. Perché la cosa più bella è quando due persone si capiscono, capiscimi bene, sì. E quando si ammette di aver sbagliato e, appunto, entrambi dei loro errori e tirare poi alla fine appunto le somme e dire io ho sbagliato su questo, tu hai sbagliato su quell'altro, magari tirare le somme del più e del meno di aggiustare la situazione, ma questo è stato un disgraziato. Sì, giusto, Antonio giusto. Chi è? È Antonio quando avevo 17 anni. Sì, questo era uno spasimatore. Sì. Aveva una Vespa bianca? No. O un motorino bianco, che cosa aveva? No, niente, io ce l'avevo io il motorino. Ah, era il tuo? Sì, il mio. Ho capito. No, perché vedo adesso forse ce l'ha una Vespa bianca. Forse ce l'ha adesso, ma io non l'ho più rivisto. Una Special vedo.
Non lo so, io non l'ho più rivisto, sono 8 anni. Ho capito, ma lui è partito pure, lo sai? Ma non lo so, io so che è sposato. È partito pure però. Sì, sì. È andato a Milano, poi al ristorante e poi è ritornato. E il carpentiere chi era? È l'ultimo, che sono stata fidanzata da 6 anni. Sì, lo vedo. Luigi chi è, per favore? Questo qua è Luigi. Infatti lo vedo, eccolo là. Sì. C'ha anche uno sfregio. Perché c'ha quello sfregio? Perché è stato tolto da una brutta malattia alla testa. Lo vedo, ce l'ha proprio nel lato della faccia. Sì, là. Sì. Proprio scende fino all'occhio. Sì. Al lato. Ma perché non l'hanno cucito bene? Si è creato come del pus sopra. Poi vedo un viaggio all'estero. È stato anche fuori? No, fuori no, sì, è stato, però non all'estero. Bologna? No, Brescia. Brescia. Vedo una cicatrice che scende anche sul lato della faccia. Poi voglio dirti, l'orecchio cosa c'entra? L'orecchio. Sì, vedo un orecchio che è un po' piegato, uno solo. Senti, non ci ho mai fatto caso. Ho capito, cioè ci manca la cartilagine. Non ci ho mai fatto caso. Comunque quest'amore Luigi che vedo è uscito, Luigi. Per causa delle chiacchiere anche delle persone. Sì, infatti. Hanno detto che tu sei una puttana, prostituta e tutto il resto. No, no, questo no. L'hanno detto, hanno parlato male di te. Hanno detto che tu sei stata in tanti altri uomini, eccetera, eccetera. Senti, davanti a me no, forse... Dietro. Infatti. No. Purtroppo le persone sono vigliacche perché parlano sempre dietro. Giovanni chi è? Giovanni, no, questo... O Giovanna. Giovanna è una mia amica. Eccola là. Abita proprio vicino a te? Sì, sì. Michele chi è? Michele? Sì. È un ragazzo che ho visto una sola volta 2 settimane fa. Dimenticalo perché non è il caso proprio. No, no. Capito? Sì. Ti abbraccio, auguri. E non questo c'è niente altro per il futuro. Vedo un uomo vicino a te che si chiamerà Giovanni. Giovanni. Ok? Ok, grazie. O Enzo, ciao. Ciao, grazie. Buonasera, sono Angela. Da dove? Dai Miracoli. Sì. Dove si trovano i Miracoli? Nei pressi della sanità. Pronto? Un attimo. Respira profondamente. Devo respirare? Sì, ti prego, respira come staresti in montagna. Tira l'aria su e buttala giù 10 volte. Ma non si sente però. Adesso basta. Si sono riempite. Un attimo solo, altre 2. Fermati che la clissidra è piena. Allora, mi ascolti? Sì. Amore, salute... O affari? Amore. Hai detto amore? Sì. Che segno sei? Quanti anni hai? Allora, cancro. Ho 23 anni. Rovinata più che mai. Sì, infatti. Tesoro, ma tu lo sai che persone come te non se ne trovano? Lo so, e purtroppo non lo capiscono. Ti posso dire una cosa? Sì. Che persone come te sono rare. Sì. Sono persone di classe. Sì.
sono persone che vanno solo nelle cose buone e ricevono il male. Sempre il male. Poi ti voglio dire una cosa, tu quando ami, ami solo una persona, non riesci ad amare altre. Sì. Mentre altri riescono ad amare tante persone e fanno una confusione bestiale, non riescono a capire il bene affettivo di un essere umano. Infatti. In questo caso sei tu. Infatti. Quello che ti voglio dire è questo. Sì. Devi diventare un po' menefreghista, purtroppo, anche se tu porti il mio stesso segno, lo sai? Sì. Cosa che automaticamente non ti può capire nessuno meglio di me in questo preciso momento. Infatti. Però è bello che noi non possiamo essere menefreghisti, perché Mercurio e Giove hanno un contrasto e un'influenza su di noi che ci fanno proprio declinare a commettere degli atti proprio di uccisione del soggetto. Sì, sì, è vero. Tu hai pensato mai di ucciderti veramente? No, uccidere no. Avvelenarti, una cosa del genere? No, momenti di sconforto sì, però uccidermi no. Cioè, vabbè, però c'è stato il pensiero. Ah, magari qualche volta dire vorrei morire. Però non è che poi l'ho fatto, penso che non avrei nemmeno il coraggio. Questo dipende poi anche dal tipo di persona e persona. Capito? Eh sì. Invece questo segno è proprio il segno che si uccide da solo, cioè veramente è l'unico segno che questo qua riesce ad eliminarsi. Sì, sì, è vero, è vero. Non come gli altri segni che magari, sai, tante ragazze perdono il ragazzo, mi butto giù, non fanno riescono niente. Invece noi, tu soprattutto, riesci anche a scoprire l'amore. Niente di buono. Stavi ai Viviani prima? Che cosa? Prima abitavi ai Viviani? No. Chi stava ai Viviani? Non te lo so dire. Come non me lo sai dire? Non te lo so dire. Chi stava ai Viviani? Ricordati, per favore. Ma tu una notte hai avvertito qualcosa vicino a te? Di notte? Sì, cosa è successo? No, mai niente di particolare. Eppure vedo come se di notte hai sentito come uno scarafaggio che gracchiasse dietro la tenda. No. E una notte si è posata anche come una farfallina sul naso. Non te lo so dire questo, guarda. Forse perché dormivi, evidentemente. Sì, sì. Però io lo sento, lo vedo questo. Auguri, tesoro. Puoi venire un attimo in privato, gentilmente? È impossibile. Gentissimo, Gennaro. Tesoro, dopo trasmissione. Sono la sorella di un'amica tua, dovessi venire un attimo in privato. Aspetta un attimo. Stai in privato, solo la mia voce in diretta, prego, dimmi. Sei proprio la sorellina? Sì, sì. Ho capito. Sei solo tu ascoltando la radio? Mamma, pure lei, diciamo, Ida. Perché non la salutiamo, eh? Salutiamo, non ci sta niente di male, perché... Sì, passo in diretta. Signori, signori, io in questa occasione un pochettino particolare... Il 6 luglio 1993, appunto a me è dispiaciuto che diciamo questa nostra cara amica, che pertanto tutti quanti voi conoscete, questa grande ragazza che è la sorella di Ida Rendano, possiamo dire tranquillamente in radio. Ida, ci sei? Sì. Ciao Gioia. Ciao, buongiorno. Buongiorno, e stavo parlando con tua sorella. Sì. Di questa situazione non tanto carina. Sì, che si è lasciato sto ragazzo, eccetera, eccetera. Noi abbiamo Michele Olivo qua all'altro lato. Tu conosci Ida Rendano? L'hai mai sentita? Ah, meno male, mi fa piacere, perché è nuovo Michele Olivo. Gennaro? Prego. Gentilmente. Sì. Se questa registrazione evita di mandarla, perché può capitare chi ascolti e quindi è un pochino bruttino per lei. Magari che non sa niente. La manderemo dopo, va bene? Sì. Forse è meglio. Va bene. Va bene? Ti faccio questa promessa. Vabbè, ok, io Ida, ti saluto. Ida, ricordati che qui c'è lo studio 1 e pertanto la discografia sta tutto all'altro studio, perché ci siamo ampliati, non so se tu lo sai. Sì, sì, sì. Questo è solo lo studio che noi trasmettiamo cartomanzia. Ho capito. Comunque io ti abbraccio, anche se non c'ho un disco di te in questo studio, anzi, visto e considerato che tu...
Se una cara amica mia, quando manda il materiale per Franco Percopo, cerca di mandare due copie. Va bene, ok. Uno per questo studio e l'altro. Ok, va bene. Ti abbraccio, Ida. Ti lascio una buona giornata. Ti metto un attimo in privato, Gela. Un bacio alla mamma. Grazie. E al tuo papà. Grazie, Gela. Ida, non mi dire niente, non posso. Va bene, ok. Vabbè, poi ci sentiamo, ok? Aspetta un attimo, sì. Rimango il microfono perché non posso andare in privato. Dimmi, Ida. No, no, stai tranquilla. D'accordo? Facciamo passare una settimana, va bene? Ciao, cara, ciao. Pronto? È caduta la linea, vabbè, tutto a posto. Abbiamo salutato la cantautrice Ida Rendano da Napoli. Squilla il telefono, vediamo un pochettino. Grisha da Castellammare, ho telefonato solo per salutarti. Bene. Ah, ci voleva proprio Maria Teresa. Maria Teresa, buongiorno. Hai sentito purtroppo? Sì, ho sentito. Mi dispiace tanto. Non puoi immaginare, dobbiamo starle tutte vicine in queste occasioni. Ma la morte, ecco, vedi, la vita c'è stata, il nostro corpo c'è stato prestato. Dio ha detto: io ti presto sto corpo. E praticamente, se lo sai ben gestire, te lo ritroverai magari nella tua vita. Se invece lo consumerai subito, all'imbù, arrivato a 40 anni, ti pieghi. Io veramente credo molto. Ciao, con tutti quanti, questo in generale. Io credo molto nell'immortalità dell'anima. Io credo nell'esistenza di una vita oltre allora, questa vita. Maria Teresa, senti, diamo un po' di conforto questa sera. 4 minuti e poi sono da te, ti prego, ne ho bisogno veramente. Va bene. Gennaro, guarda, non è che ti, cioè qualcuno può pensare, ma tu tieni a Maria Teresa solo per i fatti tuoi, solo perché devi andare. Maria Teresa mi vuole bene, signori, mi telefona perché è il mio caffè, va bene? Va bene. È il mio caffettuccio. Un bacio. Grazie. Da me e Michele, ecco Michele. Grazie. Ok? Ok. Allora, tesoruccio, 5 minuti, 4 minuti. Sì. Ecco, spieghiamo un po' la morte, poi in sostanza che cos'è. Magari diciamo, ecco, come tu la pensi. E diamo un po' di conforto. Ti cedo a te la linea, vai. Va bene. Buongiorno a tutti. Io, a proposito di questo argomento, che ci penso quasi spesso, ma non perché sono pessimista, mi piace vivere la vita giorno per giorno. Si fanno semplicemente dei piccoli progetti così di lunga scadenza e poi si vive fino ad arrivare a quel momento. Mi piace l'alba, mi piace il sole, mi piace l'amore. Io vivo per l'amore, cioè tutti i miei gesti, tutte le mie cose devono essere piene d'amore. E se sto nera oppure sono arrabbiata, preferisco stare muta, in silenzio, non farmi vedere in giro, perché non do niente di buono. Mi piace uscire, parlare quando mi sono caricata, perché per me, ecco, parlare deve essere, cioè dalla mia bocca deve uscire l'amore, e mi sforzo sempre di essere sotto questo profilo almeno il più vicino possibile a questo principio che mi sono prefissata. Come si considera la morte? La morte per me non esiste, è solo un passaggio, è solo una trasformazione, perché comunque anche davanti ai nostri occhi l'altra dimensione c'è, noi vediamo semplicemente il rovescio di un ricamo, mentre il ricamo più bello sta dall'altra parte. Diceva Platone che la Terra non è altro che l'inverso dell'iperuranio. Lui definiva il mondo dei morti, lo chiamava così, l'iperuranio, dove tutto è bello, e invece tutto ciò invece che c'è sulla terra è la fotocopia del bello. Cioè, per esempio, io sto seduta su una poltrona, dall'altra parte c'è la parte migliore di questa poltrona. E io penso, né più né meno, perché poi in effetti la filosofia ci aiuta anche a vedere qualcosa, cioè perché poi in effetti la filosofia è un ragionamento umano, ci aiuta anche ad avvicinarsi, e anche attraverso l'ascolto di tante esperienze ci possiamo avvicinare meglio anche nell'altra dimensione. Soprattutto io sottolineo una cosa,
rispondiamo ai gesti cattivi con amore, non con odio, perché l'odio uccide. L'odio è qualcosa che è veramente forse paragonabile uguale a una frattura, né più né meno. E le persone che pensano di fare male, di colpire, ecco, subito sotto questo profilo, io dico, guardate, cercate di... certamente le brutture si subiscono, però esiste anche una giustizia che è superiore alla nostra, e guardate, o prima o poi viene, anche con più, aspettando un po', ma viene, ma noi non siamo giudici degli altri, questo è il mio pensiero. E quindi niente, la nostra vita deve essere vissuta qui bene, amando, semplicemente amando, e basta. Perché poi dall'altra parte noi riceviamo il giusto premio per come ci siamo comportati. Ecco, questo è il mio pensiero a proposito. Certo, ci sono tante persone che hanno avuto delle esperienze, hanno avuto proprio il contatto, non so, hanno visto persone care, e questo non può essere anche una risposta. Su tanti giornali, su tanti quotidiani, vediamo che persone attraverso la psicofonia ascoltano le voci degli altri defunti. Ora, giusto o non giusto, vero o non vero, è sempre una realtà. È una realtà che ci circonda, che ci permea. Ecco, per esempio, molti sperimentano le sedute spiritiche. E lì io ho spiriti elementari, o spiriti intelligenti, o spiriti superiori. Lo sperimentano, cioè, ecco, ci sono tante condizioni, tanti modi, naturalmente sempre, perché ogni persona ha la sua conoscenza secondo la sua situazione personale di che vive in quel momento. Non so, per esempio, una persona ha bisogno, non so, di avere un'esperienza paranormale. Un'altra persona ha bisogno della radio, di un registratore per sentire qualche altra cosa. Qualche altra persona magari è necessaria di una seduta per avere l'importanza. Cioè, noi cerchiamo sempre la vita dell'aldilà. Comunque, tanti fatti che noi ascoltiamo rimangono sempre un piccolo, una parvenza di quella realtà che noi non riusciamo a percepire, insomma, nella propria totalità. Niente, la mia cosa fondamentale, il mio principio primario è quello proprio di vivere con amore, gesti fatti con amore, e perché dall'altra parte noi siamo premiati in base a quanto abbiamo amato. Punto e basta, ecco, questo è il mio pensiero circa la sopravvivenza di questa vita. Quindi per me la morte forse non esiste, no, non esiste. Per me la cosa più brutta forse è la morte dell'anima, coloro che uccidono l'anima dentro, ecco. Questo per me significa la morte, ma la morte fisica per me non esiste, anche perché chi mi ha ascoltato e mi conosce, cioè conoscere no, è che è impossibile, però almeno conoscere telefonicamente, sa che insomma io alcune esperienze le ho avute, e credo profondamente, forse era proprio questo di cui avevo bisogno, di sapere, conoscere quell'altra dimensione che c'è ed esiste. Certo, oggi chi mi ascolta rimane esterrefatta, dice ma questo è pazza, chiamatemi pure pazza, non ha importanza. Io se complimenti, posso... Maria Teresa, infatti tutte queste persone che esercitano appunto queste facoltà, appunto non vengono credute, appunto non sono giochi di prestigio, signori, dove noi chiudiamo un topolino in una scatoletta e lo facciamo passare magari in un'altra scatoletta perché sotto c'è un sottopassaggio.
Queste sono cose spirituali che non tutti gli operatori sono capaci di farle. Quindi affidatevi a buone mani. Io questo lo dico sempre. Maria Teresa, hai fatto un discorso veramente, guarda, ad hoc, brava, complimenti. Grazie, ma io ci credo, perciò è venuto ad hoc. Perché è della mia anima e perché l'ho sofferto, è mio. Penso un po' con questo caldo che c'è, noi veramente a 40 gradi siamo qua a Radio Camaldoli, lo facciamo con amore, perché? Proprio per il semplice motivo che tanta gente ha bisogno di noi. Io mi voglio raccontare un piccolo episodio. C'è un amico mio che si chiama Vincenzo, aveva un pezzetto di terreno dove il papà coltivava garofali, sapete, la mattina andava a vendere questi garofali appunto al mercato. E praticamente, ovvero se non sbaglio è stato un signore che aveva questo terreno che confinava con il suo. Questo qua è deceduto purtroppo, il figlio è quello là, Michele, quello che tu hai visto l'altra volta, ci ha portata, ha trovato la patata, no? Dei chiodi arrugginiti bruttissimi, una patata marcia con delle spine e addirittura con una foto, tutta disegnata, morte, scritto in nero. E c'era un uovo tutto marcio, appunto, proprio al centro della patata, solo il rosso. Il figlio mi aveva chiamato, Enzo mi aveva chiamato praticamente alla fine, cioè proprio poche ore che il padre stava andando all'altra dimensione, nella vita, appunto, nell'altra vita, nell'altro mondo, nel trapassaggio di luce. E quindi automaticamente è rimasto senza il papà. Forse l'unica cosa più bella è l'amore sulla faccia della terra, che dici, no? Io ci credo, sì, è questo, proprio quello che ho detto prima, sottolineava proprio l'importanza dell'amore, certo. Perché noi saremo giudicati sull'amore, certo. Sul tramonto della vita. Certo, certo. Gioia, io non so, vorrei veramente qualche notte averti qui, lo so che sarebbe un sogno, però sai, nella vita uno magari progetta qualcosa e chissà se un giorno non potrebbe capitare, essere ospiti con noi, con la famiglia Dauria e naturalmente con Michele Olivo, Gennaro Dauria e anche con la signora Dauria, d'accordo? Va bene. Qualche volta ti vogliamo qui in redazione. E per me è un onore, non merito tanto. No, fai parte della nostra classe A, d'accordo? Va bene. Ti abbraccio, Gioia. Buon pomeriggio, sì, scusate. Diciamo buona giornata. Buona giornata. D'accordissimo, ti abbracciamo. Ciao, cara, tutti, ciao. Gennaro Dauria con Arte Divinatoria. Oggi, 6 luglio 1993. Giorno, chi sei? Salvatore De Quartieri. Salvatore? Sì. Chi è stato in carcere? No, nessuno, mio cugino, mi pare. Peppe chi è? No, non lo conosco. Peppe è un tuo amico? Sì, diciamo, un mio amico, però non è che me la tiro. Ho capito. Cioè, non me la faccio con questo Peppe. Ho capito. È un mio amico che sta... Salvatore? Sì? Vedo dei problemi di tossicità, cosa c'entra? Di? Tossicità. Ah, c'ho un po' la panza un po' rovinata, cioè ho fatto una mala digestione, sto 2 giorni. Hai mangiato le cozze? No, ho mangiato, sì, però maccheroni. Ho capito. Tu porti gli occhiali? No. Ti voglio dire una cosa, tu vuoi aprire sull'amore, sulla salute o sugli affari? Sull'amore voglio aprire. Quanti anni hai e che segno sei? C'ho 24 anni e sono su bilancia. Attendere, prego. Sì. Sa, il tuo vero nome qual è? Salvatore. E vedo un altro nome ancora. No. Chi è Antonio? No, non lo conosco. Antonio è qualcuno che abita nel tuo palazzo? Sì. Ah, ecco, dicevo io. C'è una persona femminile vicino a te, chi è? Ah, si chiama Flora. Ma è l'amante? No, è mia sorella. Ah, ho capito. Mi ha
ascolti? Sì. Vedo una cosa che è andata a finire, un amore è perduto. Sì. Una donna che ti ha abbandonato, capisci? Sì. Cioè che anche tu hai abbandonato. Sì. Ma tu ti eri sposato? No, però questa ragazza aveva una bambina. Ah, ecco, perché vedevo dei figli, capisci? Sì. Alessia chi è? No, Alessia no. Alessandra chi è? No, non la conosco. Eppure fuoriusciva insieme a sta donna? No, si chiama Mariana, quell'altra ragazza. Ah, ho capito, ho capito. Senti, una vita anche un po' scombinata la tua, eh? Sì, un po' di problemi, cioè. Sì, infatti. Ti voglio dire una cosa, tu verso la fine di agosto troverai un pochettino più di pace. Anche perché devo dire che forse le tue amicizie ti hanno, diciamo, fatto cambiare un pochettino qual eri Salvatore di una volta, eh? Sì, questo sì, aspetta. Io non so tu perché frequenti certe cose e poi mi devi spiegare sempre a Riviera di Chiaia che fai. A Riviera di Chiaia? Che cosa c'è là? No, è là andavo a prendere questa ragazza. Cioè, la maggior parte sempre là ci incontravamo. Ah, ecco, perciò vedevo. Ti piace Riviera di Chiaia? Sì, è un bel posto comunque. Ti ricordi dove c'è quell'insenatura di quella stradina dove voi andavate? Te la ricordi? No, proprio a fianco al bar Riviera. Non lo so dov'è. Figurati, io sto parlando ma sto vedendo tramite i tuoi occhi. Dove c'era quel faro, che cos'era? Non mi ricordo, guarda. Come non ti ricordi? Dove c'è il mare, gli scogli? Ti ricordi? Sì, a Mergellina. Quella stradina è in fondo, fino in fondo. Sì. Ti ricordi quella notte? Sì. Quella sera? Sì. Proprio sei un pazzo tu, eh? Perché? È perché sto vedendo la scena in questo momento. Mamma mia, proprio esagerato sei. Nudo. Sì, sento. Eh? Sì. Ti ricordi che ti tolsi proprio... Eri proprio nudo. E se veniva qualcuno, la PS, ti portava al manicomio generale. Maledetto. Dopo agosto viene settembre. Dopo settembre, che cosa viene? Ottobre. Settembre, ottobre e novembre. Novembre. Il tuo mese fortunato è il mese dei morti. Conoscerai? Mese dei morti. Conoscerai una bella ragazza. Una bella ragazza. Prima di novembre però, che facciamo sti morti? Ecco. D'accordo? Ma quello già ci sta comunque, già lo so, ma... Io non lo so se è lei la donna della mia vita, non lo so. No, 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 non è lei. Comunque qualche volta vengo a trovare tua sorella ai quartieri, eh? Grazie, Gennaro. Prego. Ok. Auguri. Okay, ciao fratello, ciao. Ciao. Allora abbiamo il nostro carissimo amato Nando. Ciao Nando. Come stai? E tu? Io sto bene. Guarda che domani sera veniamo a casa tua, ormai Nando è uno di famiglia nostra, dobbiamo dire. C'è una mamma splendida. Stai solo tu ascoltando lo stereo? Nando. Oui. Stavo dicendo, ascolti bene? Vero. Abbastanza? Come? Abbastanza bene? Su quale stai, la 60 o la 90? Sugli 88. Ho capito, ho capito. La 88 e 6? Comunque qua. Comunque? Nando? Sì, sì, da qua. Oh, che bello. Domani sera veniamo a trovarti e così potrò salutare anche la tua dolcissima mamma e i tuoi fratelli e soprattutto anche te, che sei un caro ragazzo, veramente un caro ragazzo, Nando. Basta che fai il bravo, mi raccomando, perché siamo stati felici di stare a casa. Pensate, Nando è un ragazzo che merita, signori, tutto l'affetto di questo mondo, quindi veramente lo dobbiamo voler bene, perché Nando è un bravissimo ragazzo. Di quanti anni, Nando? 26 anni.
quindi non è né sposato né fidanzato, sta a casa e ascolta Radio Camaldoli 24/24. E chi lo stacca più? Poi ci sta mia mamma. Sì. Ragazzo. Chi ci sta? Tua madre? Ciao. Signora bella. Signora ciao, mia, come mi sta? Senti? Sta a posto? Tutto a posto, lei? Io anche insieme a Jim mi sento bene. Meno male, ci vediamo domani sera verso le 10:30. Ok. Vi do un bacio grande, grande di buonanotte. E ascoltateci. Aspetta, senti un poco. Prego. Ma domani sera, seriamente, perché non pranzi un poco qua domani sera? Cosa? Perché non mangi qua domani sera? Signora, vi invito dell'invito che mi volete far mangiare da voi. Però vi dico la sincera verità, sto proprio impegnatissimo. Mamma mia. Facciamo una cosa. Un dolcetto, almeno qualche cosa, eh? Va bene, un dolcetto lo accetterò. Ecco, almeno. Aspettate un attimo. Gennaro. Gennaro. Dite, signora. Allora facciamo una cosa, accettiamo l'invito. Domani sera pranzeremo da lei, va bene? Ok. Così sarà soddisfatta, va bene? Bene, ok. Signora, noi amiamo i pomodori freschi. Una cosa bella. No? Ti faccio preparare, parli. Ci piacciono molto i pomodori freschi e le tagliatelle. Usciamo proprio pazzi. D'accordo? Non capisco, pomodori freschi assaggio. No, vabbè, tagliatelle e pomodoro con un po' di ragù è a posto, eh. No, perché sarebbero tagliatelle alla bolognese, poi del resto. Stupendo, veramente. No, perché è meglio mangiare qualcosa di fresco poi. Di solito quando noi andiamo ai ristoranti ordiniamo la maggior parte io e Michele. E poi fatte da lei, vogliamo proprio assaggiare la differenza, eh? Ok. Poi vi porto anche un regalino, non vi preoccupate. Bene, va grazie. Bene? Gioia mia! Bella, bello! Un bacio grande, grande e domani Gennaro ti porta anche un regalino. Grazie, ciao! Bello. Ciao, bella, ciao! Ciao, ciao! Ciao! E domani sera staremo, caro Michele, ospiti a casa di Nando dalle 10:30 e forse domani il programma lo saltiamo, evidentemente. Oppure quando ritorneremo. E domani sera, appunto, saremo là felici e contenti e daremo anche un po' di soddisfazione, ovviamente, a questa stupenda famiglia. Allora, vediamo un po'. Pronto? Sì, chi sei? Il programma è in diretta. Sì. Volevo parlare con Gennaro. Chi sei? Carmela Danola. Carmela mia. Ciao. Senti, vorrei sapere qualcosa sulla salute. Che segno sei? Pesci. Carmela, che segno sei? Pesci. Alza, Annola, come ci ascolti? È un po' male oggi, però a volte è bene. Bene adesso? Non molto, veramente. Adesso bene? Cosa? Adesso ci ascolti bene? No, sento per telefono. Ho capito. Va bene, Carmela, volevo dirti, amore, salute o affari? Salute. Va bene. Quanti anni hai? 19. 19 anni. Carmela, dimmi. Chi è morto? In che senso? Un tuo zio è morto? Una zia. Carmela. Sì. Io voglio farla apparire questa notte. No, sto sola, cioè no, stamimila. Carmela, ti prego. No, sai perché? Stamimila che non ci crede, allora... Chi? Stanno in là, che non sanno che sto chiamando, allora... Tesoro, io la faccio... Non ti muovere nel buio. No, mi dici solamente quando la vedi. Sai io... perché... No, Gennaro, aspetta. Tesoro, aspetta un attimo. Quando tu dici, fermati, io mi fermo. No, sai perché, Gennaro, ti prego... Aspetta un attimo, Gioia, no, fammi... Gennaro, sai perché? Ti voglio spiegare. Perché sono molto imbaurita, dai, per favore. Tesoro, allora, aspetta un attimo. Tua zia aveva sui 49-50 anni? Non lo so, più o meno. Sì, più o meno. Aveva i capelli bianchi? No. Neri? Sì, neri. Era un po' bassina? Più o meno. Un po' piena? No, ultimamente... Piena sui 70 kg? No, sai perché era magrissima, perché era malata. Ho capito. Senti. Senti, da... Nell'angolo dove c'è quella colonna. Quale colonna? Guarda dove sta la tenda. Tu vuoi dire che andrò all'università?
vieni un po', è importante. Tesoro, ma tu quante cose vuoi sapere stasera? Vabbè, questa è importante, solo questo, dai. L'università io non lo vedo attualmente. No, perché... io dico l'anno prossimo. No. Cioè non quest'anno... Perché vedo che non ti riprendi ancora per l'anno prossimo. No, io dico intendo 95. 95 forse qualcosina vedo, però non posso andare oltre. Ti devo toccare da vicino per vedere meglio le cose. No, io dico lo studio, non la salute. Ho capito lo studio. E sono 2 anni, stiamo a 93-95, devo rifare le carte. E ti sto dicendo che tu hai bisogno di un miglioramento, perché così non puoi andare avanti, capisci? Devi fare assolutamente qualcosa per te. Aiutati che Dio ti aiuta. E qui Dio si è dimenticato di noi. Se non ci aiutiamo noi, chi ci aiuta? Ciao tesoro. Ciao. Quando sento questi casi disperati a me dispiace, però voglio anche che le persone, cioè, si devono aiutare. Cioè, vuol dire questo, che nel momento che voi vi sentite in questa situazione dovete anche essere coscienti di aiutarvi. Maria da Sant'Agata. Pronto? Pronto, Gennaro, buonasera. Buonasera. Potresti dire un po' sull'amore? Ma lei, io la conosco? No, ho chiamato molto tempo fa alla radio. Maria da Sant'Agata dei Godi? Come? Sant'Agata dei Godi? No, di Massa. Massa Lubrense? Sì. Ho capito. Massa Lubrense, che zona precisa, signor? Sant'Agata... Sant'Agata. Ho capito. Io purtroppo non ci sono mai andato in quella zona. Se... Michele, ci siamo stati? No, penso di no. Sant'Agata. Sant'Agata. Ma che zona? Napoli o Salerno? Sarebbe verso la costiera sorrentina? Sì. Cioè, aspetta, ma dopo Sorrento? Dopo Sorrento, sì. Alla punta della Campanella? Più o meno sì. Allora ci siamo stati. Amore, salute o affari? Amore. Bruno chi è? Non lo conosco. Come non lo conosci? Io vedo un nome qua. Bruno chi è? No, Gioia, io le bugie non le sopporto. No, veramente, guarda, ti voglio bene, amore mio. Forse... Ti do anche il cuore. Io vedo una persona che tu hai parlato e si chiama Bruno, per piacere. Bruno? Ti prego. No, Gennaro, forse lo so di vista questo ragazzo. No, tu lo conosci. Bruno. Si chiama Bruno. No, Bruno no. Un Gesù. Io mi gioco la mia vita. Bruno si chiama. È una persona che ci avrà sui 45-50 anni. Ah, sì. Sì, è un vecchio. Sì, sì, allora lo conosco. E ti ho detto, mi gioco la mia vita. Allora, è una persona molto anziana, sì. Si era fissato di te, dimmi la verità. Non ho capito. Si era fissato con te? No. Perché vedo dei strani pensieri in questo vecchietto, lo sai? No, sono una coppia, diciamo, sposati che faccio lavoro da loro io. Ho capito. Vedo degli occhi strani, perciò. Tesoro, vedo un amore rovinato. Insoddisfacente, capisci? Pronto? Sì. Dimmi. Io sono sordo stanotte. No, sono io che non ti ho risposto, scusa. Come hai detto? Vedo una vita infelice. Sì. Tu sei divorziata? No, sono giovane. Ho capito. Ma c'è stato un amore finito che tu amavi tanto? Perché vedo che tu sei una tipa abbastanza libertina. Però automaticamente vedo anche un uomo sposato che a te ti piaceva tantissimo. Chi era? Non era un uomo sposato, ho conosciuto un ragazzo. Tesoro, c'era anche un uomo sposato, non mi fare innervosire questa notte, ti prego. Gennaro, non... Tesoro, vuoi bene a Gennaro? Sì. Giuralo. Sì. E allora mi devi dire la verità, chi era quell'uomo sposato? Sì. La verità. Tesoro, dobbiamo essere coscienti con noi stessi. Se tu chiami a Gennaro D'Auria, solo verità dobbiamo dire. Gennaro, senti, non lo conosco. Ho conosciuto un ragazzo che non era di qua. Era di Roma? No. Di dove era preciso? Arula. Ah, perché vedevo una cosa del genere. Ci sono andato vicino, ma non avevo capito bene. Un attimo. Ma aspetta.
Un attimo, Gennaro. Veloce. Sentiamo cosa dicono. Pronto? Sì. Eccolo qua. Volevo sapere chi era. Io vi do, ma tu mi devi essere onesta, qualche volta hai dato il tuo nome sbagliato a qualcuno? No, nome sbagliato no. Cioè, è diverso? No. Natasha chi è? Non lo so. Natasha chi è? Natasha? Sì. No. C'è mio fratello che si chiama Natale, mio cugino. Sì. Però Natasha no. Voglio dire una cosa. A te ti piaceva tanto sto ragazzo, era Bruno? Quel ragazzo che ti ho detto io? Sì. Sì. Chi era il tunisino? Tunisino. Vedi, un ragazzo, tu dovrai incontrare un ragazzo tunisino. Un ragazzo che è un po' scuro di pelle. Lui era scuro, però non era tunisino. Chi era ebraico? Chi era ebraico? Non lo so. Chi era... Ce l'hai presente? Due L sovrapposte. Due L. Sovrapposto. Come si chiamano quei segni particolari, Michele? Quelli che appartengono a quella specie di religione. Bravo. È una cosa... No, ma... Pronto? Sì. Giovanni chi è? Giovanni è quel ragazzo che ti ho detto. Lo vedo. Però te lo puoi prendere, fammi questa gentilezza, prenditelo a questo Giovanni, dai, ti prego. E come lo faccio? No, ti prego, perché proprio, insomma, starebbe bene con te, fammi questa gentilezza. Giovanni, ma è lui che non ti ha fatto più vedere, però. Lo so, mo te lo devi prendere per piacere. E come faccio? Telefoni dopo trasmissione e ti spiegherò come devi fare. Va bene? No, aspetta, Giovanni, mi puoi dire perché più o meno è successo quello che c'è, perché si è allontanato da me? Giovanni ritornerà e tu sarai felice. Auguri. Gennaro. Prego. Poi ci sta pure un altro ragazzo. Lello chi è? Lello. Sì. Non lo conosco. L'amico di Giovanni è Lello. No, è Aniello. Aniello è Lello. Hai capito? Non ho capito, che fa? Lello è l'amico di Giovanni. Sì, Aniello si chiama. Allora, stavi a sentire. Voglio sapere, Gino chi è? Gino. E Antonino chi è? Gino non lo conosco. Il parrucchiere, come si chiama? Pino. E allora Gino chi è? E Gino non lo conosco. Ma io non ho capito chi è. Esce una cosa strana proprio. Chi ha rubato la bicicletta? Chi ha rubato la bicicletta? Sì, vedo un motorino e una bicicletta rubata là fuori. Chi è? No, non... Vicino a casa tua? Sì. Hanno rubato qualcosa? No, no. O hanno incendiato una macchina? No, c'è stato un incendio questa sera. Ah, ecco, vedevo questa cosa. E stanno motorini che vanno e vengono per vedere. Stanno? Motorini, che ragazzi che scendono per vedere. Ho capito. È scoppiata? No, no, qualcuno ha buttato qualcosa e poi ha acceso del fuoco. Perciò vedevo questo, perché sono arrivato da te e vedevo proprio sulla tua sinistra. Sì. Vedevo delle fiamme. Sono venuti anche gli elicotteri? No, sono venuti la forestale. Vedo anche gli elicotteri. No, gli elicotteri no. Si accenderà di nuovo. Ah. Dopo domani. Nella località più giù di te. Ho vedo capito. Un altro incendio. Ho capito. Vedo anche un morto. Ah, che bello. Gioia mia, Maria, sì. Ti devo salutare, il tempo è scaduto. Giovanni te lo devi prendere, per piacere, toglilo da questo suo giro che non mi piace. Capisci? Giovanni, fammi capire bene, che dici? Giovanni, te lo devi prendere per piacere. Senti, noi ci siamo conosciuti bene 7 mesi fa. Tu mi devi fare una gentilezza, sto Giovanni, te lo devi portare via. E ma che faccio, Gennò? Cosa? Che faccio, mica posso andare da lui. Senti, io te lo faccio avere, basta che te lo porti. Mi fai questa gentilezza? Oh. E che devo fare, fammi capire? Chiama dopo trasmissione. E che ora finisce la trasmissione? Fra poco. Eh?
Ciao. Okay, grazie, ciao. Pronto? Pronto? Chi sei? Sono Peppe da Napoli. Peppe da Napoli, splende il sole, aprite tutte quanti le finestre, ormai è mattino presto e un bel caffè noi ce lo gustiamo. Peppe, buongiorno. Buongiorno, è da tanto tempo che cerco di vedere la linea. Quanti anni hai, Peppe? Io 30. Volevi dire qualcosa? Papà, te volevo salutare perché da molto tempo che seguo la tua trasmissione, anzi da quando c'è stata la signora Renata, se ti ricordi. Ah, bravissimo. Allora siamo veterani. Peppe, dimmi. Ci dai 4 minuti per fumare una bella sigaretta? Sì. Allora ci racconti qualcosa di bello? Ah no, niente, si cerca di lavorare. Ma questo non è Peppe dell'altra volta, questo è un altro no, Peppe? No, 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 è la prima volta che... Da dove chiami, Peppe? Io precisamente chiamo dalla sanità. Ok, Peppe, è successo mai qualcosa di strano in casa tua? No, in casa mia no, per adesso. Però hai sentito raccontare qualcosa vicino a te, dalla sanità, vicino ai Viviani? No, non ricordo, Gennaro. Ci dai 4 minuti mentre tu parli in diretta e noi ci fumiamo una bella sigaretta? Eh beh, sì, fumo, fumo. Però devi parlare. Vabbè, comunque cosa devo dire, insomma? Raccontaci qualcosa che ti hanno raccontato, un sogno che hai fatto. Però ci devi dare il tempo materiale di una sigaretta, è possibile? In genere seguo sempre le tue trasmissioni di quello che succede agli altri. Fino adesso a me non è mai successo niente. Non so, fortunatamente, lo so. Ho capito. Allora noi ti ringraziamo, ti salutiamo e ascoltaci sempre, vabbè, d'accordo? Ciao, bello, ciao. Allora... Abbiamo, no, niente fuori posto, mettiamole in linea perché per coloro che vogliono raccontare qualche fenomeno di paranormalità possono chiamare appunto Arte Divinatoria in studio Gennaro Dauri e Michele Olivo. Vediamo un pochettino. Pronto? Pronto? Gennaro Dauri? Sì, chi sei? Sono una persona di Torre Annunziata. Come sì, c'ha un nome la persona di Torre Annunziata. Sì, sì, Luciano Rodriguez. Rodriguez. Allora, mi dica. Io è da tempo che seguo la trasmissione. La ringrazio molto. Sono molto appassionato, seguo tutte le mattine quando è registrata e quando la notte sono riuscito a prendere... Signor Rodriguez. Dica. È mai successo qualcosa di strano a lei? Ecco, questo voglio sapere. Non riesco più a mantenere a freno la famiglia. C'è qualcosa che non funziona più bene. Tutti mi vogliono male. Non faccio male a nessuno. E volevo sapere un pochettino se va sulla famiglia, su mia moglie. No, su un settore solo. Settore? Solamente su un argomento. Perché poi praticamente noi possiamo accontentare perché le persone sono tante. Sì. E allora adesso noi dobbiamo inserire una bella musica. Dopo questo bellissimo brano andiamo con la sua telefonata. Può attendere lì? Sì, sì, sì. È molto gentile lei. Grazie. Gli diamo un bel pezzo di musica classica a tutti coloro. Sì, io le sento tutte le mattine, le sento. Okay. Rimanga in linea e le regaliamo questo pezzo straordinario. Io ho capito. La musica classica è sempre stata, diciamo, quella là di classe, quella là che fa immaginare un pochettino la tranquillità, non vero? Più. Le cose che oggi non esistono più. E appunto, le piace la musica classica? Sì, anche le opere. Le opere di Puccini, Madame Butterfly, La Ida, La Traviata di Giuseppe Verdi. Noi siamo pieni di cultura. Piano Pavarotti, lo sento. Pavarotti, vabbè. Comunque, Gennaro. Molto classico. Oh. Prego. Io voglio precisare, io tengo 63 anni. Sì. Ho una moglie molto più giovane di me. Sì. E una famiglia che non riesce più a controllarla. Guardi, io adesso... Innanzitutto, Gennaro, so che c'hai 27 anni. Sì. O 26... 28 adesso. Una volta ho sentito 25, un'altra 27. Vabbè, perché sono le puntate del 1991. Io ho 28 anni precisi. Allora, ho sbagliato di un anno. Vabbè, gli anni passano. Comunque, molto. Volevo sapere com'è la situazione mia, che non riesco più a reggere... Tutte le mie figlie non c'è pace. Aspettate un attimo, ora vediamo. No, dammi del tu, mi fa sentire più giovane. Va bene, Rodriguez, aspetta un attimo. Sì.
poverino Rodriguez, proprio vedo persone scagliate contro di te. Tu... anche i tuoi figli quando vedono te è come se vedessero il diavolo, vai per dire una cosa si scagliano contro. Sì, sì. Rodriguez, nella tua famiglia non c'è pace, esatto. Tu hai litigato con qualche fratello, sorella? Sì, sì, lo conosco bene. Sì, 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 per un fatto di soldi, per un fatto di proprietà. Esatto, bravo, hai chiarito tutto. Senti, chiama dopo trasmissione. Ma che ora finisce? Appena finisce, appena senti, è terminato il programma, tu chiama. Ti assicuro. Chiama dopo, fra poco, fra... mo te lo diciamo subito. Michele, per favore, vedi il metraggio. Un attimo solo. Sì, vedo. Allora ancora, non lo so, 7 minuti? 8 minuti? Non ho capito, 8 vedevo, no? 7, 8 minuti. 8 minuti? Sì, fra 10 minuti chiama. Va bene. Ti abbraccio, ciao. Ciao, grazie. Telefono in linea. Per... allora, vediamo un po'. Chi sei? Carlo. La tua rinunciare? Sì. Carlo, con te l'ultima telefonata, quindi dobbiamo essere veloci, scattanti. Sì. Allora, quanti anni hai? 17. Amore, salute o affari? Amore. Amore. La prima volta che chiami? Sì. Allora, senti Carlo, il tuo segno qual è? Ariete. Sì. La cuparella cosa c'entra? Non lo so. C'era una ragazza nella cuparella? No. Rosa chi è? L'ex sì, la vedo. Senti Carlo, voglio dirti una cosa. C'è una debolezza in te, lo sai? In che senso? Una debolezza interiore. Pasquale chi è? È un mio amico. Un tuo amico. Pasquale, e chi è quello che vende pesci? È lui, insieme a suo zio. Perché vedo Pasquale e vedo anche il cognome, Zaccaria. No. È un cognome o Zacaglia, non lo so, che cos'è? No, Cannavacciuolo. Dimmi una cosa, vedo ancora un'altra cosa. Volevo dire, a proposito, volevo dire una cosa. Eppure vedo un ragazzo particolare che sta al mercato dei pesci. Vende pesci, anche frutta. Uno che vende la frutta. Ma mi viene in mente. Aspetta un attimo. Sotto dove stanno i ponti? Io vedo la visione. Ci sei? Sì. Andando in quella stradina sulla destra. Mannaggia, mi manca il dato di concentrazione questa sera. Vedo un cognome che è un nome, non riesco a decifrarlo, è un po' difficile. Vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma nella cuparella chi è Maria? Scusami. Maria chi è? Non la conosco. Anna Maria, precisamente. Anna Maria. Non lo so. Il baracchino, chi ce l'ha? Un amico tuo? No, no. Vedo un'antenna di un baracchino vicino a casa tua. No, forse non ci hai fatto caso. Sì, forse. Io la vedo però. Domani mattina svegliati e controlla se c'è st'antenna, perché io la vedo. Sì. Tu stai al pian terreno? Sì. Ok, allora è come dico io. La casa è un po' vecchia? Sì. C'è un film dove stai tu? Sì. Eh? Sì. Vedo proprio una sala cinematografica. Come a Torre Annunziata c'è stata una sala cinematografica? È il Politeama. Il? Politeama. Io non la conosco. Ci sei andato spesso tu in questo film? Sì. Ho capito, vedo una cosa particolare. Hai detto ti chiami? Carlo. 16 anni? 17. Carlo? Sì. Ma Massimo chi è? È un mio amico, diciamo. Ho capito, no, perché vedo delle cose molto strane. Come sta? Molto strane. Cioè, dove sta il film tu abiti? No, no. Di lato? Quasi vicino. Chi è che è scomparso? Come è scomparso? Cioè, che è andato via? Un tuo fratello? Chi è che è andato via? Sì, sì. Tuo fratello è scappato via?
No, è scappato via. Cioè è andato via, diciamo. È morto. È morto, eh. Perché non lo vedo più. Come si chiamava? Dino. Dino? Mi dispiace, eh? Poi, dove abiti tu? C'è anche un ragazzo che è scomparso, è uscito anche nella rubrica Dove sei? Chi l'ha visto? Mi sembra così, sì. Un ragazzo che era sposato? No, sì, era sposato. Stava con la moglie. Ed è uscito nella trasmissione della Rai 3. Chi l'ha visto? Proprio nel tuo vicoletto, un vicoletto stretto. Cioè, io non la seguo mai la trasmissione, perciò. Ho capito. Peccato che non mi viene questo cognome. Carlo, sì. Per motivi di tempo e dobbiamo... Sull'amore nient'altro. Cosa? Sull'amore, non vedi niente. Io vedo delle novità, però vedo delle cose che dobbiamo parlare più a lungo. Magari ci chiami domani sera? Sì, in diretta. Sempre. In diretta, però non ti dimenticare, d'accordo? No. Ok, sì. Allora ci sentiamo domani sera? Sì, sì. Promesso? Sì. Allora, ciao Carlo. Ciao. Fuori posto e telefono, per piacere, bravo. Allora, Michele Olivo e Gennaro Dauria qui in redazione. Allora Michele, anche per questa notte abbiamo terminato, abbiamo presentato il programma Arte Divinatore, un programma a cura di Michele Olivo e Gennaro Dauria. Vi ringrazio, Dauria, mi è piaciuto. Dauria. Dauria è quello che prepara il brioche, un cornetto. Dauria. Vabbè, stasera perdonato, ti diamo un sonnifero e 12 fatture e più 3 tranquillanti e 12 talismani. Grazie. Vabbè, ciao a tutti da Michele Olivo. E da Gennaro Dauria. Allora, da Michele Oliva, mi dovevo rifare, Olivo, vabbè.